È piuttosto eloquente il video del blitz dei carabinieri all'interno di un'azienda agricola di Badia Polesine. Gabriele Facco aveva allestito in una dependance della sua casa un business organizzato alla perfezione. L'indagine condotta dai carabinieri era partita da un controllo a tappeto sullo spaccio di sostanze stupefacenti ed ha avuto questo esito clamoroso. L'attività proseguita ha permesso di individuare e identificare questo soggetto incensurato che gravitava comunque nel territorio del comune di Agnia, ma aveva stabile residenza a Badia Polese, una frazione, quella di Villa d'Adige. L'uomo coltivava le piante nella sua tenuta agricola, poi le piazzava nelle strutture che aveva allestito dietro casa, tra serre e pollai. All'esterno dell'abitazione sono state trovate numerose serre, varie strutture in muratura, all'interno della quale veniva coltivata e essiccata questa numerosa sostanza che vedete anche qui esibita, del peso complessivo di 100 kg. Ecco, quindi diciamo che era proprio una struttura vera e propria organizzata per produrre in serie. Assolutamente sì, lui fra l'altro, l'indagato, è un coltivatore, quindi ha sicuramente capacità agrotecniche importanti. Quindi tutta la filiera prevedeva da prima la piantagione, quindi la coltivazione, la maturazione e la definitiva essiccazione, per poi della marijuana, per poi essere ben custodita e quindi suddivisa in dosi, pronte per essere immesse sul mercato clandestino. Un Capito da una business che durava probabilmente segnalazione. da anni, Facco ha potuto operare nell'ombra, essendo incensurato, non era mai stato controllato prima. Infine sono stati sequestrati più di un quintale di marijuana, 7 piante in fase di coltivazione, 2 impianti indoor con tanto di lampade e dispositivi di ventilazione. Facco è in carcere a Rovigo, dovrà rispondere di produzione e detenzione di sostanza stupefacente aggravati dall'ingente quantità di droga rinvenuta.